Desponsamus te, mare, in signum veri perpetique domini. Lo sposalizio portò un dominio perpetuo, o almeno così sembrava allora. Il 7 ottobre 1571, a Lepanto, due popoli, civiltà, religioni, valori opposti. Dicono che non urlo. Mentono. Il genovese e il suo assistente, con meticolosa lentezza, scuoiarono quell'uomo. Cinque secoli dopo, il collettivo di scrittori Wu Ming ha ricordato con queste frasi gli ultimi attimi del generale veneziano Marcantonio Bragadin. Perse brutalmente la vita nella sua Cipro, ma, grazie alla resistenza opposta all'esercito turco, regalò un prezioso vantaggio ai compatrioti. I marinai veneziani e oltre 5.000 soldati professionisti non si fecero cogliere impreparati. Erano pronti a sfruttare il vantaggio e salpare. Le imbarcazioni erano innumerevoli, talmente tante che ai marinai furono necessarie ore per posizionarle in modo serrato, remo a remo. L'ordine del comandante, gli uomini che cominciarono a remare con forza verso la flotta nemica, il mare che si infrange sulla prua delle navi, i colpi dei cannoni. La battaglia è iniziata. Il primo scontro diretto è voluto dal Pascià d'Egitto, che si lancia contro la linea guidata da Barbarigo. Proprio lui, tra i più grandi comandanti veneziani, cade per primo. Una freccia nemica lo colpisce dritto al capo. Forse è proprio l'inaspettata caduta dell'ammiraglio a caricare la coalizione occidentale dell'energia necessaria. Gli uomini combattono corpo a corpo, brandiscono spade e lance. Gli scontri infuriano per ore e finiscono in una strage. Innumerevoli sono le perdite per entrambe le fazioni. Ma poi è Venezia ad avere la meglio. Il simbolo della potenza e della forza veneziana sul mare era la galea. Una galea era mossa sia dalla vela e soprattutto dagli uomini. Almeno 150 rematori erano alla voga per dare la spinta all'imbarcazione. Naturalmente non tutto il viaggio era percorso a remi, soprattutto per entrare, per uscire dai porti e nei momenti dello scontro con il nemico. Qui si manifestava la capacità militare della Serenissima. La galea era un'unità militare quasi perfetta per il Mediterraneo. Rispetto agli ottomani, i veneziani avevano una superiorità per quanto riguarda la galea. Erano imbarcazioni più agili rispetto agli ottomani e soprattutto meglio armate. I rematori potevano essere trasformati in soldati. Inoltre, l'imbarcazione trasportava qualche decina di archibugieri, oltre a marinai. Più o meno 300-350 uomini si trovavano in un'imbarcazione lunga 35-40 metri, larga 4-5 metri, e da qui potevano sprigionare fuoco attraverso archibugi, artiglieria leggera e a prua un paio di cannoni di a lunga gittata. Desponsamus te, mare, in signum veri, perpetique domini. Le galeazze venivano costruite all'arsenale, tutt'oggi luogo simbolo della città. Ai tempi della battaglia di Lepanto, erano già stati sviluppati efficaci metodi di standardizzazione degli elementi. Questo permetteva agli arsenalotti di assemblare una galea in un solo giorno e di riparare eventuali danni con grande rapidità. Ad un tale risultato contribuiva ovviamente l'abilità dei lavoratori. Un buon lavoro di squadra era essenziale. Quello dell'arsenalotto era un mestiere importante per la Repubblica, visto il ruolo fondamentale delle navi per le sue mire espansionistiche, e chi lo svolgeva era al vertice della gerarchia artigiana di Venezia. Dal 1629 fu istituito il Libro d'Oro, in cui venivano registrate le nascite dei figli maschi degli arsenalotti che così, se meritevoli, avevano già il lavoro garantito. Il governo veneziano optò per questo privilegio nella speranza che i genitori iniziassero a istruire i figli sul loro futuro lavoro già prima dell'inizio del tirocinio, che cominciava all'età di 10 anni e si protraeva per almeno altri 8. A Lepanto vinse il mare. A Lepanto vinse Venezia. Le sue qualità belliche, la sua tecnica avanzata,
ma anche la sua organizzazione sociale era il punto massimo della sua potenza sul mare. Desponsamus te mare, insignum veri perpetui che domini. L'allegoria della battaglia di Lepanto è un'opera di Paolo Veronese, realizzata tra il 1572 e il 1573 per la Confraternita del Rosario della Chiesa di San Pietro Martire a Murano. Attualmente si trova alle gallerie dell'Accademia di Venezia. L'opera fu realizzata all'indomani di questa straordinaria vittoria della Lega Santa contro il nemico storico della Serenissima, cioè l'infedele turco, una vittoria che tuttavia fu una vittoria un po', potremmo dire, sulla carta. In un certo senso la battaglia di Lepanto, che tanto è stata celebrata anche dagli storiografi della Serenissima, finisce per costituire uno spartiacque in cui Venezia adotta ad un certo punto una posizione che potremmo definire rinunciataria. Non a caso, proprio all'indomani di questa battaglia nel 1573, Venezia decide di siglare una pace segreta con il turco e di cedere l'importante avamposto dell'isola di Cipro. L'opera di Veronese è divisa in due registri. Nella parte inferiore abbiamo, diciamo così, l'elemento più didascalico del racconto, ossia appunto le navi, le galee e il mare in cui imperversa la battaglia. Nella parte superiore invece il pittore costruisce un'invenzione di straordinario potere allegorico. Decide di rappresentare la figura di Venezia come una donna vestita di bianco al pari della fede cristiana e presentata al cospetto della Vergine Maria da uno dei santi protettori della città, appunto San Marco, con il suo leone che lo accompagna come di consueto, e poi affiancata anche dalla figura di Santa Giustina, e cioè quella santa a cui in un certo senso questa battaglia è associata, proprio perché la battaglia si svolse il 7 ottobre del 1571, cioè nel giorno dedicato alla martire Giustina. Noteremo peraltro che la figura di Giustina presenta una particolarità molto interessante. La santa rivolge infatti il pugnale, strumento del suo martirio, verso il basso. Quindi lo strumento del martirio diventa quasi minaccia contro l'infedele turco. Infine, nella porzione alta del dipinto sono rappresentati ad accompagnare la Vergine anche San Giacomo Apostolo, che rappresenta allegoricamente Filippo II, re di Spagna, e naturalmente San Pietro, che rappresenta il papato, in modo da costruire un'allegoria che appunto in un certo senso vanti il prestigio della vittoria proprio attraverso gli stati che costituirono quella Lega Santa.